pur essendo stato un mese così piovoso, ha piovuto un po' a macchia di leopardo e ci sono zone come ad esempio la parte romagnola, Ravennate soprattutto, il nord delle Marche e il delta del Po, che sono già in questo momento in sofferenza. Un giugno tra i più piovosi degli ultimi 100 anni potrebbe non essere sufficiente per evitare il rischio che a breve il fiume Po finisca in alcune aree molto produttive per l'agricoltura sotto il livello di guardia, con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne. Nel Po si realizza il 40% del PIL nazionale dell'agricoltura e il 55% dell'idroelettrico nazionale, quindi il valore economico dell'acqua è pazzesco. Se quest'acqua cala nel momento in cui c'è il picco del bisogno, noi rischiamo in un comparto come i kiwi o le pesche della Romagna di non raggiungere e di non maturare. In un anno come questo non ce lo possiamo permettere. L'autorità di bacino del Po lancia quindi una preallerta. Suggerimenti? Suggerimenti sono quelli di invasare i laghi se piove e trattenere l'acqua, creare degli invasi e fermare l'acqua quando piove e riutilizzarla più possibile.